quando andrai a scherpurrompe, salve a menta prezzemolo e timo, tu porti il segno del mio rimpianto alla donna che allora io amo. Correndo una camicia di lino, salvi a menta prezzemolo e tu dille che non voglio ricar. Gentili signore, signori, a nome del Presidente della nostra Associazione Culturale Sarda Quattro Mori, Antonio Deias, vi porgo il nostro più sentito ringraziamento per essere intervenuti a questo incontro. È un incontro che riguarda la presentazione del libro Cristoforo Colombo, La Crociata Universale, della scrittrice Marisa Azuara Alusa. La data e il luogo non sono stati scelti a caso, ma in relazione al contesto di alta marineria di questo circolo ed alla data della scoperta dell'America, esattamente 521 anni fa, allorché il nostro grande navigatore Cristoforo Colombo toccò quel suolo che credeva essere l'India. L'Associazione Culturale Sarda Quattro Mori, che ha organizzato questo evento storico-culturale, rivolge anche un caloroso ringraziamento al direttore di questo prestigioso circolo, il comandante Fabio Ciccolini, ed a tutto il suo team, che hanno consentito la nostra presenza e favorito la programmazione e l'effettuazione di questo pomeriggio culturale. La scrittrice spagnola Marisa Azuara Alusa è prestigiosa autrice di pubblicazioni, saggi e romanzi, che altro non sono che i risultati del suo impegno in studi e ricerche approfondite su intricati e spesso controversi avvenimenti storici. Tra le varie opere di Marisa sono da ricordare i romanzi Matatoros sulla festa nazionale spagnola, Il segno di Salomone incentrato sul cammino del primo cristianesimo, Giustizia sui disordini spagnoli del 1591, il saggio sulle origini di Cristoforo Colombo, seguito e completato da questo romanzo che è Cristoforo Colombo, La Crociata Universale, che documenta esaustivamente le vere origini del navigatore. Il valore di questi difficoltosi studi e la grande capacità di saperli rappresentare esaurientemente e gradevolmente ai lettori, studiosi, ai colleghi, hanno portato la scrittrice Marisa ad ottenere dalla Reale Accademia de Nobles y Bellas Artes de San Luis di Saragossa nel 2010 l'invito a presentare ufficialmente la sua tesi sulle origini di Cristoforo Colombo all'inizio della inaugurazione di quell'anno accademico. Quindi veramente molto prestigioso e un grande riconoscimento. Tra breve Marisa Azuara documenterà anche a noi le origini di Colombo, chi erano e di quale lignaggio fossero i suoi genitori, come parlava e scriveva, da dove provenissero le sue vastissime conoscenze matematiche e astronomiche e quali fossero le sue amicizie. Buonasera a tutti, grazie mille, sono grandemente onorata di essere qui. Oggi che è l'onomastica dell'arrivata di Cristoforo Colombo al Nuovo Mondo. Allora, io ho preparato una conferenza che si titola Un genovese nato in Sardegna. Veramente Cristoforo Colombo è un sardo. Ma in questa epoca, nell'epoca di Cristoforo Colombo, si deve contestualizzare
e puntualizzo che è un genovese nato in Sardegna, perché in quella circostanza storica, all'anno 1436, che è l'anno di nascita di Colombo, per disgrazia i sardi non avevano la cittadinanza. La isola di Sardegna era una colonia, una parte era colonia genovese, un'altra parte era colonia aragonese, di re d'Aragona, catalani. Allora, fatta questa puntualizzazione, andiamo a sviluppare perché io faccio questa considerazione. Grazie a tutti. Allora, al giorno d'oggi ancora non si sa realmente, ancora non si ha dimostrato l'identità di Cristoforo Colombo. Ha moltissima controversia perché ha avuto molta speculazione intorno alla figura di Cristoforo Colombo. La versione più accreditata è quella che ritiene che Colombo erano nato alla città di Genova. Bene, questo è perché ha un documento trovato a Genova, un documento notarile, che diceva che un Cristoforo Colombo, figlio di Domenico, portava una carica di sucre, si dice? Di zucchero, scusi, una carica di zucchero di Madeira. Allora, questo è accreditato per un documento che si chiama documento Borromeo. E su questa tesi si è sviluppato tutta la tesi genovesa, su questo Cristoforo Colombo. Bene, me risulta che i dati del Cristoforo Colombo, figlio di Domenico e Susana Fontana Rosa, non concorda con gli scopritori dell'America. In questo documento si dice che aveva nato al 1451. Sì, e Cristoforo Colombo, tutte le persone che hanno trattato con lei in Spagna hanno detto che era nato al 1436. Allora, un documento che si è pubblicato in Spagna al 1931, che si chiama documento Borromeo, è una lettera che ha inviato Pietro Martir d'Angiera a Giovanni Borromei, il segretario dell'imperatore. Allora è una lettera molto seriosa, sì. Dice che Cristoforo Colombo non è, che Cristóbal Colón non è il Cristoforo Colombo figlio di Domenico e Susana Fontana Rosa. Questa lettera è dell'anno 1494, un anno dopo che Cristoforo Colombo è stato tornato del Nuovo Mondo. Il documento concretamente dice così, e dirò anche che Colón equivale a Colombo. Per cui, essendo sì scoperto che vive a Genova un certo Cristoforo Colombo Canagliosa, figlio di Domenico e di Susana Fontana Rosa, questo non deve essere confuso con lo scopritore delle Indie occidentali. La carta è segnata a Bergamo e nel 1494, contemporanea totalmente all'escopitore. Allora, che vuole dire questo? Che Cristoforo Colombo e Cristóbal Colón sono due persone completamente differenti, non è lo stesso. Allora si deve replanteare, si deve ricominciare da capo tutta la ricerca sull'escopitore del Nuovo Mondo. Si deve olvidare tutte le speculazioni e tornare a vedere tutti i documenti seriosamente.
Bene. Lo primo di tutto, il primo documento, le più importante che troviamo è il Maiorazgo di Cristoforo Colombo e la costituzione della sua casata nobiliaria in Castiglia. Allora, qui lo stesso Cristoforo Colombo dice: io sono nato in Genova. Me Genova non dice: sono nato alla città di Genova. Alto, nella epoca di Cristoforo Colombo, perché una persona se considerasse nata alla città di Genova, diria: sono nato al porto di Genova, perché la città di Genova era una istituzione, il comune, la municipalità, che era in confronto con la signoria. La città era una istituzione guelfa, papale, che voleva indipendizzarsi dell'impero, della parte gibellina. Aveva un grande confronto entre guelfi e gibellini. Allora, in aquella epoca, sarebbe preciso dire: sono nato al porto di Genova. Si dice: sono nato a Genova, vuole dire a non importa qual proprietà della Repubblica di Genova. Venne alla Maona de Chios, che era la Maona dell'isola greca, venne alla Maona de Corsica Sardegna, o venne a terraferma, che si diceva in aquella epoca, che era la parte continentale di proprietà della Repubblica di Genova. Della Maona de Chios, della Maona greca, non poteva essere Cristoforo Colombo perché non ha parlato nunca greco-latino, che era la lingua che si parlava là. Cristoforo Colombo scriveva perfettamente in latino, come si faceva alla isola di Sardegna, come era abitual, e in castigliano, con molte parole intercalate in catalano. Con molte parole intercalate in catalano e soprattutto con una peculiarità: Cristoforo Colombo finiva molte parole in un. Cristoforo Colombo non scriveva deseo, come si fa in castellano. Scriveva deseu, come si fa alla isola di Sardegna. Non faceva niente che non fosse normale in quella epoca alla Sardegna. Bene. In molti documenti si diceva che Cristoforo Colombo era della Saona. Per interessi politici, la Repubblica di Genova ha imposto, di qualche maniera, che Saona è uguale a Savona. Non è vero. Savona è una città. In molti documenti, troviamo che Savona era un feudo, un piccolo feudo della famiglia dei Carretto. E soprattutto, non aveva una personalità ecclesiastica importante. In quella epoca Savona non aveva né cattedrale. La cattedrale era Noli. La cattedrale a Savona si fa al XVII secolo. XVII secolo. Bueno, devo ringraziare alla mia amica Simona, perché senza la sua aiuta sarebbe molto difficile per me. Grazie. Grazie mille. Bene, allora, quando si diceva in questa epoca Saona, a che si riferiva? Perché in molti documenti troviamo che la Saona aveva sette volte la popolazione di Roma. Savona nunca l'ha avuto. Bene, come la chiesa, il cambio alla chiesa più lento, più che alla vita civile, troviamo ancora che ha un arcivescovato
importantissimo, che è la Saona, che dopo che la Repubblica di Genova ha venduto la isola di Corsica alla Francia, si ha francesato questa parola e oggi si dice Savona, una città capitale che è distrutta per gli inglesi all'anno al XVI secolo. È così. Bene, ancora oggi l'arcivescovo della Saona, di Savona, è la terza autorità del Vaticano. È il segretario di assuntos extranjero, come si dice? Sì, di tutti gli affari stranieri. La terza autorità del Vaticano è Monsignori Manberti. I registri di Papa Gregorio VII, quando fa referenza al ripartimento che ha fatto Papa Gregorio I, si stipula esattamente che vescovati di Corsica e di Sardegna erano Saona, perché la parola Saona in la nostra epoca è protettorato, è un protettorato politicamente, la figura giuridica è protettorato. Allora, il primo protettorato che si fa della Sardegna e la Corsica è il protettorato che il Papa otorga al vescovo di Pisa, all'arcivescovo di Pisa, per avere conquistato Gerusalemme. Per questo motivo Pisa aveva il protettorato sulla Sardegna. In Pisa si diceva Saona, perché è differente la pronunciazione, a Genova si diceva Maona, a Lombardia si diceva Mahona. Per questo motivo, sì. Bene, allora, ha chiarito che era la Saona in quella epoca, e un punto che già si è parlato avanti, che Cristoforo Colombo nacque intorno al 1436. Questa declarazione la fa lo stesso scopritore e la fa ancora il suo grande amico, amico che lo accoglia, che lo accoglie a casa sua quando tornava del Nuovo Mondo e era a Siviglia. Era cronista in più era cronista dei re cattolici, era il curato dello palacios e scrive esattamente il quale Don Cristoforo Colombo, scopritore delle Indie, di meravigliosa ed onorata memoria, originario della provincia di Milano, Milano aveva in questa epoca la signoria della Repubblica di Genova, si deve ricordare. Originario della provincia di Milano, morì de senectute bona nel mese di maggio del 1506 all'età di 70 anni, mentre si trovava a Valladolid. Allora, se a 1506 le restiamo 70 anni, esattamente è 1436. Bene. Un altro punto importante che si tratta nei documenti che hanno fatto i re cattolici con Cristoforo Colombo era la sua appartenenza alla nobiltà. Dice che tutto il mondo che ha conosciuto a Cristoforo Colombo ha dichiarato che Colombo era d'origine nobile. Ancora i re cattolici gli riconoscono un stemma. Unicamente un nobile poteva avere un stemma, ma nella concessione dei re cattolici dice una cosa una cosa importantissima, che la sua famiglia non aveva l'estema in ese momento, sino che lo aveva tenuto
l'aveva avuto, eh? Aveva avuto avanti l'estema, ma nel momento della scoperta, nel momento della concessione, non lo aveva. Bene, la concessione che l'imperatore Carlo V otorga al figlio di Cristoforo Colombo, si fa una dichiarazione importante. Si dice esattamente che la famiglia Colombo aveva sangue reale, non era un nobile comune, eh? Era un nobile e con un'origine di sangue reale, di una famiglia reale. Allora, questo limita moltissimo le possibilità in Europa, in tutta Europa, perché in più, in tutti i documenti, si dice che Cristoforo Colombo era subdito dei re cattolici e nativo di uno dei loro stati. Che vuole dire questo? Che era nato in un stato dei re cattolici, in un stato di Castiglia, o dell'Aragona. Bene, Cristoforo Colombo anche scrive che i re cattolici erano i suoi signori naturali. Giuridicamente questo non permette altra possibilità. Erano nato in un stato che al 1400, in un territorio che al 1492 apparteneva ai re cattolici. Apparteneva ai re cattolici. Allora, com'è possibile che Colombo fosse genovese e dallo stesso tempo subito è nativo di un stato retto dai re cattolici? Questa è la gran questione che si fanno i ricercatori. Ma c'è una possibilità, giuridica. La possibilità è che Colombo fosse originario di un territorio che al momento della sua nascita fosse genovese e che più tardi fosse passato in possesso dei re cattolici. E questo unicamente lo troviamo con un territorio in tutto il mondo. Il territorio della Corona del Logu è la isola di Sardegna. E dico Corona del Logu, non dico Giudicato d'Arborio. Il suo nome popolare, come li conosce tutto il mondo, è Giudicato d'Arborio. Ma questa è un'espressione popolare e confusa. Il suo nome giuridico è Corona del Logu, è la concessione reale che l'imperatore otorga al re Barisone d'Arborea a Pavia. La prima investitura reale che si trova alla isola di Sardegna. Il Giudicato d'Arborea era un feudo. Quando l'imperatore fa re a Barisone d'Arborea, già era giudice d'Arborea, era un protettorato della Repubblica di Genova, primo perché i genovesi avevano pagato la investitura del re Barisone d'Arborea, e secondo perché dopo la battaglia di Meloria ha passato dei pisani ai genovesi, la isola per conquista. Beh, ma non è l'unico stato che si è creato alla isola di Sardegna. Vi è un altro regno che ha creato un altro imperatore, l'imperatore Federico II, e che lo ha creato per suo figlio, Re Enzo. Re Enzo, il marito di Adelasia de Torres. Non è la regina Adelasia de Torres, non è la regina governatora. Questo regno si è creato dell'imperatore per il suo figlio Enzo. Adelasia de Torres è regina perché è
consorte, regina consorte, per il suo matrimonio con re Enzo. Beh, il re è Enzo. Allora troviamo una questione importantissima, che è la clave e la chiave della storia di Sardegna. Due stati, Corona del Logu e Regno d'Arborea. Allora, Corona del Logu, genovesa, Regno d'Arborea, catalano-aragonesa. Catalano perché era del re d'Aragona, però dentro della nobiltà catalana. Circa la presenza genovese in Sardegna, non vi sono dubbi. Attualmente ancora esiste de numerose testimonianze. L'Arciconfraternità dei Genovesi nella chiesa di Santa Caterina, San Giorgio Santa Caterina, l'antico caffè a Cagliari, sempre si è chiamato caffè dei Genovesi. L'estema Genovesi si trova per tutti al centro del castello, la via Genovesi. Sono è una epoca lunga che i genovesi hanno stato alla isola. Bene, il proprio re Ferdinando il Cattolico riconosceva nella sua lettera che aveva genovesi nella sua isola, nel suo regno di Sardegna. Genovese che è il mio regno di Sardegna. Utilizza il nome ufficiale perché quando Papa Bonifacio VIII otorga al re Giacomo d'Aragona non gli otorga la isola. Scusi, non gli otorga la isola, gli otorga la possibilità di invadire la isola. Invadere. Allora, gli otorga la possibilità di invadere la isola. Questa invasione va a cominciare al 1324 e va a finire con Carlo V al 1530. Entretanto, vi è una guerra aperta, declarata entre la Repubblica di Genova e la Corona d'Aragon. Una guerra che il campo di battaglia è la isola di Sardegna. Allora, che faceva un genovese alla corte del re cattolico per portare avanti la impresa più importante della umanità fino ad oggi? Era un nemico, come se il presidente Obama trattasse con un membro d'Al-Qaeda andare a conquistare Marte. Questa è la similitudine. Perché? Come era possibile un nemico? Questa è la gran pregunta su Cristoforo Colombo nella corte dei re cattolici, perché erano il re d'Aragona. Si declara genovese e era nemico dell'Aragona. Erano in una guerra aperta, in una guerra declarata, soprattutto. Allora, non cabe altra possibilità che Cristoforo Colombo fosse un genovese dell'isola di Sardegna. Genovese in quanto a che formava parte di una famiglia nobile che sus intereses se trattava nel Parlamento della Repubblica di Genova, perché apparteneva alla Corona del Logu, aliata di Genova. La stessa Eleonora d'Arborea si è casato con Brancaleone Doria, nome genovese per eccellenza. Allora, me sardo soprattutto. Cristoforo Colombo era un sardo esattamente igual che Brancaleone Doria. Per questo motivo, igual de sardo genovese. Oggi sarebbe facile perché si diria sardo genovese, o filo genovese, un sardo filo genovese. In aquella epoca no, perché i sardi non avevano, erano una proprietà, come colonia erano una proprietà del Signore.
Explicato questo, penso non queda dubbio che Cristoforo Colombo era sardo genovese. Beh, si troverà la sua famiglia, non è facile in questa epoca, no? O forse sì, perché se ricordiamo che è un documento che diceva che descendia del sangue reale, e collimita il campo di ricerca alla famiglia giudicale della Sardegna. Famiglia giudicale alla Sardegna ne aveva quattro, dopo aveva molte ramificazioni, ma aveva quattro tronchi. I Visconti, signori della Galura, i Visconti non sono milanesi, non sono pisano, sono sardos, signori della Galura, che hanno andato a Pisa, dopo hanno andato a Milano, ma primo hanno partito della Galura, della Sardegna. Ma i Visconti erano fuori della Sardegna dall'anno 1300. No, forse che avevano relazione con Cristoforo Colombo. Non era possibile. I Doria di Logudoro era la stessa situazione. Tutti le sue proprietà hanno stato conquistate per il re d'Aragona al 1435, 35 e 40 hanno partito della Sardegna e si sono installati alla Corsica, in Corsica. Allora quedan due famiglie, la famiglia Arborea, che è finita la rama principale, che è la rama di Leonora d'Arborea, il ramo di Leonora di Arborea, e queda unicamente la rama dei Cubello, Cubello d'Arborea, Marchese d'Oristano, la rama dei Marchesi d'Oristano, e dopo queda la rama che viene di Guglielmo di Massa, giudice di Cagliari, che è la rama dei Desena Piccolomini, si verrà subito come arriva a essere dei Piccolomini di Sena, che erano i proprietari di diritti sul giudicato di Cagliari, i Visconti di San Luri, signori di Laconi, barone del Quarto, e signore di Laconi. Bene, dobbiamo concentriarci, sì. È difficile, le parole per me sono difficili. Sì. Qui abbiamo la discendenza di Barisone, primo d'Arborea, come attraverso di Margarita Saracini, che la eredera, si casa. Margarita Saracini, Terra Rossa, si casa con Cristofano Piccolomini di Sena, e con questo matrimonio si inizia la famiglia di Sena Piccolomini come nobili Visconti di San Luri, e a questa famiglia apparteneva Cristoforo Colombo. Per me non esiste, non ci sono dubbi, Cristoforo Colombo era della famiglia dei Visconti di San Luri, dei signori di Laconi. Anche i signori di Laconi, i Visconti di San Luri, avevano come ufficio la di ammiragli di Sardegna. Grande ammiraglio di Sardegna. Volevo porre una domanda, visto che ha descritto il XV secolo come se fosse una cronaca di oggi, è documentatissima e bravissima. Cosa l'ha portata a fare delle ricerche su questi temi e in quali, diciamo, archivi ha ritrovato tutti questi documenti? L'archivio più importante per trovare tutta la documentazione di Cristoforo Colombo è l'archivio de Indias de Sevilla. E
incredibile. Sono centi e centi di documenti su Cristoforo Colombo. Tutti i documenti della famiglia Colombo. E tutti l'archivio privato della famiglia Colombo. Siviglia, esatto. Della famiglia a Siviglia. Questo è il più importante di tutti. Dopo, la documentazione all'archivio storico di Zaragoza, perché è l'archivio della Corona d'Aragon, e ha documentazione importantissima, perché tutta la documentazione della famiglia Borgia, Cristoforo Colombo, si scriveva direttamente con il Papa Borgia, manteneva corrispondenza e continua quando i re cattolici, in quel momento i primi re della cristianità, le più importanti, dovevano inviare un ambasciatore al Vaticano e demandare audienza al Papa. Quando i re cattolici necessitavano una cosa urgente, qualcosa urgente del Papa Alessandro VI, Papa Borgia, gli demandavano a Cristoforo Colombo che scrivesse al Papa per demandarli. Questo sono gli archivi più importanti. Dopo l'archivio della famiglia Malaspina a Mulazzo, qui c'è documentazione importante perché Alessandro Malaspina ha guardato documentazione Siena, perché a Siena sta tutta la documentazione delle crociate che si sono fatte a Levante, nelle quali ha partecipato Cristoforo Colombo quando era giovane, quando ancora si chiamava Cristóbal Piccolomini di Siena. E questi sono gli archivi più importanti. Dopo, a Firenze, ha molta documentazione, perché sta tutta la documentazione referente a Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, come confessava Cristoforo Colombo a suo figlio Diego, a suo figlio grande, in diverse lettere, era il grande amico segreto di Cristoforo Colombo in Spagna. Cristoforo Colombo gli diceva a suo figlio: qualcosa che tu necessites, debes demandarla a Amerigo Vespucci, perché él procura per il nostro bene dentro della corte. Questo deve mantenersi segreto. Quando andrai a Schepurro, salvemente prezzemolo e timo. Tu porti il segno del mio rimpianto alla donna che allora io amavo. Corre con una camicia di lino, salviamenta prezzemolo e dillo, tu dille che non voglio rinare, ma che sappia che ancora io amo. Per me basta una crudi salviamenta prezzemolo e dillo, quella caccia tra le mani e le lune, e la donna che ancora mi ama.
puro me. Salviame da prezzemolo per te. Tu porti il segno del mio rimpianto alla donna che allora io in San Paolo, terra mia.